situazione. No, tengo presente, lo faccio sapere io. Salto tu. Ciao. Ehi, e allora? Un Rolex. Oh, sono! Voglio un sette calo. Ah, perché? Ce ne lo fai? E che già fa? Venimo su... su... No. All'altra. Tu aspetta qua. Hanno visto cosa, ah? Hanno preso. Ci abbiamo sotto su di me, per venire. È buono o no? Magari questo è pure rotto qua. €1 cinturino. Ma è buono, funziona. E se avrei l'orologio? Non è che mi fa tuo pacco. Fa scopo. Andiamo a vedere. E quando mi costa tu a me? Vieni. Andiamoci. E già tu? Pure già tu. Vieni tu. Io te ne ho di due. A di due? E tu sei risetto, io vedo. Andiamoci, ne ho. Pronto. Non vi intossicate, capitano. Sono mezze calzette. Lo sapete perché sparano? Perché si credono di stare al cinema. Ma hanno fatto il guaio e si sono andati a nascondere. È una questione di ruoli. Le comparse escono fuori per prime. E parlano. Le prime donne invece si fanno aspettare un po' che bisogna mandare l'autista. Quelle parlano per ultimo. Voi comunque non vi preoccupate, mettetevi in prima fila. Aspettate la passerella. Che c'è? Hai paura che ti venga a trovare? Noi non spariamo sui carabinieri. Comunque, se il vostro collega muore... Ve lo porto io a quello. E se non muore? Ma tu sei Dede? Hai capito chi sono io? Sono Antonio, Antonio Polletro, tuo figlio è Caserta. Sono Antonio. Antonio... Sì, nel primo negozio stanno un sacco di problemi. Guarda come stai ridotto, vieni con me, vieni. Tu l'hai visto, mi danno un vecchio forte, energico, sempre in giro, ma come faccio a stare qui appresso? Quello quando mi ruba dei soldi, sta fuori per mesi interi. Vuoi sapere il cassiere che ho dovuto licenziare perché corrompe? Oh, ma date fastidio, pure a te. No. Non mi mando un ricevimento, una cosa elettorale. Ci parla con un amico mio. Poi là si mangia pure. Io sto puntando tutto sul negozio vostro. Mi credi se ti dico che non ho un attimo di tregua? Mio padre non si rende conto dell'investimento che ho fatto nell'impresa. Si pensa che a casa mi appazziai, capito o no? Qua fino a un paio di anni fa ci si poteva rischiare. Qua l'economia è ferma. E lui continua a tormentarmi con richieste di soldi. Mi minaccia notte e giorno per telefono, molesta le clienti, ma che già fa massaggio sangue in capo, è a giacire. Chiste non solo non mi hanno una lira, ma vanno pure i soldi che mi hanno anticipato. Te li ricordo coloniali Gianturca? Lui mi ha ridotto un cesso, è una topaia. E da mio padre si è organizzato una branda e si è chiuso a dormire la bascia. Guarda capi chi. Poi sai che ha fatto? È chiuso a Dumoffa. Chissà che palle ci avrà contato su di lui qualche attività che stava in Germania. E Moffa c'era di no. Visto se l'ha magnato e mo chi le va a tornare i soldi a me? Siete te, visti i soldi, non li tengo.
Ma vaffani pure cagiste se pigliano negozi. Antonio, per favore, non sono tua moglie, non mi raccontare tutti i guai tuoi.